Vi faccio notare che Neck è un pochino troppo vicino al mio cavalletto delle riprese. Neck, sei un po' vicino secondo me. What's up guys e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero che siate tutti in buona salute. Purtroppo è il periodo bruttino. Siamo tutti in quarantena, devo dire, è noioso. Quindi questo video comunque per me è davvero, davvero piacevole da fare. E quindi sono davvero contento di avere questa community, eccetera, che mi permette anche questo svago in più. Comunque, basta stare qui a deprimerci perché ce ne sono già cose noiose in questo momento. Iniziamo col video così magari ci intratteniamo un po' e facciamo qualcosa di divertente. Cosa facciamo oggi? Che un po' che non si faceva perché le aziende cacchio non mi stanno mandando mai niente. Ma oggi Nine Squared, sapendo che questo mese faccio il compleanno, ha deciso di farmi un regalo dei 18 anni anticipatamente. PS, seguitemi tutti su Instagram e fatemi gli auguri il 28 marzo, mi raccomando. Anche perché starò a casa, non posso neanche bermi una birra con gli amici per i miei 18 anni, però che ci vogliamo fare? Quindi ragazzi, adesso andiamo ad unboxare un pacco che mi ha inviato Nine Squared, che è un brand davvero figo, ragazzi, secondo me. Infatti sono davvero contento di cominciare questa collaborazione. E niente, dentro ci sono un sacco di gadget, materiale tecnico, e non lo so perché in realtà il pacco è chiuso, io non l'ho ancora aperto, quindi non mi hanno neanche svelato cosa mi mandavano per il compleanno, come vuole una bella sorpresa. Quindi lo vado ad aprire davanti a voi ed è tutta la mattina che aspetto di poter cominciare di registrare il video perché lo voglio aprire. Comunque ragazzi, attenzione perché in fondo al video vi spoilererò una cosa per lunedì, ragazzi, molto importante perché alcuni di questi prodotti potrebbero essere vostri, però adesso andiamo all'unboxing e poi vi spiego tutto. Ecco qua, questo scatolone che mi hanno mandato, andiamo ad aprirlo. Ferdi, non hai preso neanche un coltello. Neck, stai bravo perché mi cappotti tutta la telecamera. Ci accontenteremo di queste magiche forbici dalla punta arrotondata. Purtroppo non ho un aiuto regia oggi, quindi le riprese saranno tutte fatte da lì. Ho una paura, ragazzi, che il cane mi tiri giù tutto. Seduto, seduto, bravo. Mazza, ragazzi, già intravedo cose. Pronti? Apriamo. E al suo interno, un po' piegata, vediamo se indovinate. Zan zan! Magica borsa Nine Squared, ragazzi, che io questa avevo anche chiesto perché è davvero fighissima. E grazie mille, me l'hanno mandata. Molto molto figa, devo dire. Sembra abbastanza resistente, poi è carina perché ha questa apertura che vi permette di mettere a zaino e quindi volendo posso indossarla anche dietro, che è senza dubbio comodissima. Poi morbida, quindi casomai si sta anche in spazi piccoli. Devo dire, io per questo gli ho chiesto se almeno questa me la mandavano anche non a sorpresa perché era secondo me davvero un prodotto ottimo. Possiamo quindi andare ad aprire e vedere cosa c'è al suo interno. Spirciate voi, io purtroppo non ci vedo da lì. C'è una lettera. Ferdinando Trecosti, ah, nome e cognome proprio, facciamo le cose fatte seriamente. Caro Ferdinando, siamo felici ed onorati di darti il benvenuto nella crew di Nine Squared. In questa prima box ti abbiamo preparato qualche prodotto per augurarti buon compleanno. A presto e welcome to the crew. Nine Squared. Grazie ragazzi, quindi sono ufficialmente nella crew adesso. Quindi sono un giocatore come Pippo Lanza. Qualcosa mi dice di no. Forse il fatto che gioco in Serie C e non in Serie A. Ma sono dettagli, ragazzi, non stiamo a guardare le piccolezze adesso. Allora, basta dire cagate perché ne avete fin troppe. Apriamo. Allora, abbiamo qua questo pacchettino che io già riconosco perché ai tempi mi avevano mandato la stessa cosa, però in un'altra colorazione. Bam! Manicotto tattico. Spero che mi stia questo giro, ragazzi, perché l'altra volta me l'hanno mandato piccolino. Però questo qua sembra starmi. Tra l'altro è bello perché questi sono quelli un po' più corti, se non sbaglio, quindi non arriva fino alla spalla, quindi decisamente, decisamente più comodo. Questi fighi. Zanzan, cappellino. Nice square. Bello. In casa. Perfetto, visto che chiaramente i parrucchieri sono chiusi e io non posso tagliarmi i capelli, me lo metto il cappellino. Non so neanche se l'ho messo bene, ma pace. Tac, maglietta. Andiamo subito ad aprire. Dai che ce la fai, perdi. Eccola qua, blu e verde. Direi che potrei anche andarmela a mettere. Ok, Ottimo. sto bene vestito così? Boom! Abbiamo qua un pantaloncino, un costume o un pantaloncino normale? Vediamolo subito. Ma da... No, bello. Che bello questo! Grazie. Sembrano un po' grossi, eh? Devo dire, sembrano un po' grossi, però sono molto, molto, molto fighi. Andando avanti abbiamo un'altra magliettina che andiamo ad aprire. Tantam. E anche questa. Se la felpazza. Se. Paura.
paura. Grande. Ragazzi, fotonica questa. Cioè, non me la metto adesso perché voi non immaginate quante luci io abbia qua attorno. Cioè, praticamente fa caldo, ve lo giuro. Fuori è una bella giornata, ci saranno 20 gradi. Qua dentro ce ne saranno 35 almeno. Però, fighissima, davvero. Questa direi che diventerà sicuramente la mia felpa dell'estate. Quando ci sarà un'estate, quando potremo uscire. Ma questa è la giacca. O è una felpa, è una tuta. Però è calda, è caldissima. Join the crew. Mazza, oh. Bella questa, col cappuccio. Zippetta. Ragazzi, il materiale è bellissimo perché praticamente il fuori è in vidro repellente, si dice così. E il dentro è in pile, quindi cioè è una giacchetta praticamente tecnica che è bella calda, quindi posso usarla spessissimo se vado a correre col freddo. Chiaramente io a correre non ci vado, ma sto sul divano, però se casomai andassi a correre, allora sì. Arriviamo forse al pezzo forte, ragazzi, una cosa che a me ogni volta fa impazzire. Bam! Pantaloncino. Con l'uno. Mi hanno mandato l'uno come numero. Caldo questo, tra l'altro in un buon tessuto, devo dire. Bello, bello leggero, ci sta un sacco. Ultimo. Oh! T-shirt sportiva, tutta rossa. Active Dry. Active Dry c'è scritto qua sopra e immagino che sia perché si asciuga molto rapidamente anche dal tessuto, mi sembrava. Quindi abbiamo, direi, finito. Sì, cosa cerco? Che a voglia mi avete già viziate. No, questa non l'avevo vista. No, che bello il cartellino. Guardate, va che storia, eh? Happy birthday per Ferdinando Trecosta. Comunque ragazzi, come ho detto all'inizio video, ho deciso che per il mio compleanno il regalo ve lo faccio io. E quindi ragazzi, ho chiesto a Nesquared se potesse per caso regalare ad alcuni di voi un po' dei loro gadget, tra ginocchiere, magliette, abbigliamento, pantaloncini. Non lo so che cosa mi manderanno ancora, però per se volete saperlo potete scoprirlo nel video che uscirà questo lunedì. Quindi ragazzi, ci vediamo tra 3 giorni alle 2 qui sul canale per scoprire cosa potreste vincere e come poterlo fare. Vi anticipo già che chiaramente è tutto gratuito e a sorte. Quindi ancora grazie ai ragazzi di Nesquared, trovate il loro link qua sotto in descrizione e Instagram se volete andarvi a vedere i loro capi, quello che fanno, eccetera. Mi vedrete ancora nelle vesti di Nesquared prossimamente, si spera, perché ormai sono nella crew, se vogliamo così dire, e avrete magari molti molti contenuti interessanti prossimamente e spero che vi possa piacere. Per questo video ragazzi è tutto, mi raccomando, ci vediamo lunedì su YouTube e comunque andatemi a seguire su Instagram perché lì metto un sacco di news su tutti questi progetti che faccio eccetera, quindi casomai vi doveste perdere qualcosa Instagram vi aggiorna all'istante. E niente, direi che questo video è finito, andate in pace.